Io in realtà, per parlare meglio di San Filippo, potrei appoggiarmi a tutto quello che hanno detto Don Giorgio e la professoressa, la signora. Perché? Mi chiamo Carla. Mi chiamo Carla. E se mi conosci. Perché uno degli elementi fondamentali di Filippo Neri è proprio quello, un amore per la realtà, la conoscenza della realtà, la conoscenza personale, il partire dalla realtà e l'accogliere. Quindi siamo d'accordo. Io però mi sento un pochettino fremere, non con loro naturalmente, perché se dovessi dire, secondo me, oggi il vero problema all'interno della Chiesa Cattolica è la più totale assenza di realismo, cioè di osservazione della realtà. E mi sembra la più grande mancanza di lealtà con i bambini proprio. Infatti fremevo di gioia a sentire quello che diceva Carla, perché esattamente. Chi ha a che fare con i bambini fa questa esperienza. Non importa nulla il discorso dei libri, però il libro è un'occasione, cioè nel senso che sono stati, certi libri nascono da dietro una scrivania, da un'idea, a volte che è un'ideologia sui bambini. Altri nascono dall'esperienza. A me queste cose qua che sto per dire non mi interessa niente, cioè nascono da 20 anni di catechismo impastato con i bambini. E quindi il puzzo della pecora, cioè ce l'ho talmente addosso che so cosa funziona e cosa non funziona. Questo non è orgoglio, questa è osservazione della realtà. E la prima forma di mancanza di lealtà con i bambini è che noi non rispondiamo alle loro vere domande. E le loro vere domande sono delle domande difficili, molto difficili. Ve ne leggo alcune. Questa è stata la prima battaglia con l'editore, perché l'editore le voleva addomesticare. Lui non le voleva proprio come erano venute fuori. E io ho detto no, o sono letteralmente come erano scritti su quei benedetti fogli quando gli ho lasciato una scatola e loro anonimamente le hanno scritte e messe dentro, perché volevo che fossero liberi, perché volevo che anche il timido mettesse dentro la domanda. Perché chi sa conoscere i bambini sa che alcuni meravigliosi sono timidi. E non alzeranno mai la mano a parlare, ma se gli lasci la possibilità di esprimersi in modo anonimo, te la faranno una domanda, e a volte sono delle domande grosse. Ve le leggo, alcuni di voi le conoscono già. Classica: se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio? Questa è classica delle cose. Io ho paura che Dio non esiste, ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? Dio sa il mio nome? Se l'uomo è stato creato da Dio, io mamma ci credo davvero, perché c'è stato anche l'australopiteco? Adesso io, a essere costo di soltanto, a me che me frega, torno a Roma, eccetera, a costo di essere sgradevole, a me non viene da ridere. A me non viene da ridere. Perché c'è un problema grande come una casa, adesso lo diciamo. Vi faccio un altro esempio di slealtà. Mamma, ma se tu muori, puoi amarmi ancora? Noi, con questa melensità che abbiamo, a un bambino che fa questa domanda, amore, e sei sleale, perché quella domanda lì ce l'hai dentro per te stesso. Ma quando muore qualcuno che amo, quello mi ama ancora? E quindi o stai seriamente davanti alla domanda del bambino e lui ti amerà, perché tu sei leale con lui e gli stai dicendo la tua domanda è la mia domanda, figlio. Io ho la tua stessa domanda nel cuore, oppure lo puoi sempre saltare, come con mille modi, con l'infantilismo. I bambini non sono mai infantili. La cosa più schifosa è vedere i bambini che tra di loro parlano seriamente e poi parlano da bambini quando parlano con un adulto. Perché fanno quello che l'adulto E io vuole. glielo dico, gli dico, bambini, adesso diciamo l'Ave Maria, per favore. Perché quando dovete dire l'Ave Maria con le cantilene insopportabili? Ditela seriamente, stiamo parlando alla madre, non si dice con la cantilena. Ave Maria, piena di grazia, eccetera, eccetera. Oh, meraviglioso. Ma glielo devi dire. Abituatevi, c'è questo infantilismo, questo modo di trattare in modo infantile i bambini.
Sentite questa, fa ridere, è vero che fa ridere, però se Dio è amore, perché ha mandato a morire suo figlio e non è venuto lui? Cioè, le domande dei bambini vere sono domande di finissima teologia, sono domande di escatologia, cioè del destino ultimo. A loro gli interessano queste cose qua. Quindi non si può prescindere né dal bambino vero né dai contenuti, tutti e due, perché il bambino gli interessano i contenuti, ma il problema è che noi non li accogliamo. Ma questo è il vero problema. Cosa vuol dire accogliere un bambino? Accogliere un bambino vuol dire guardare il suo mondo, come ha detto Cara, cioè devo vedere il suo mondo dal suo punto di vista. Loro non consideriamo nemmeno che vanno a scuola. Voi prendete i sussidi catechistici, non c'è un riferimento alla scuola. Li trattiamo da deficienti quando a scuola loro imparano delle parole difficilissime. A scuola sono abituati a imparare nuove parole difficili, gli piace. Quando sono a catechismo, a parlare così come dei deficienti, come fossero stupidi, ma non lo sono. Hanno delle domande. Noi partiamo con Genesi tranquilli, ma loro hanno delle domande già sull'evoluzione. Noi non siamo includenti e accoglienti col bambino intelligente. Il bambino intelligente a 8 anni perde la fede. Adesso chiaramente, capite, la mia è una super provocazione, ho 20 minuti, non posso espandere le cose. Però il bambino super intelligente perde la fede, perché arriva con le sue domande sull'evoluzione, sulla scienza, su una cosa e sull'altra, e lui vuole avere delle risposte. Ma è vera Genesi o è vera la scienza? Ce l'ha già dentro. Se no, la De Agostini non avrebbe fatto un prodotto tematico per i bambini per spiegargli la scienza e la storia dell'universo con Margherita Hack, che diede la definizione del Big Bang come fondamentalmente una grande scoreggia. Questo disse. Ma il bambino, essendo metafisico, ti chiederà sempre chi ha scoreggiato? Perché questa vita puzzi un po', l'avevo notato, ditemi però da dove è partito tutto. Se però tu a un bambino fai vedere, uno dei motivi del libro, io volevo che ci fosse questa fotografia. Questa fotografia è Einstein, e i bambini lo conoscono già, moltissimi, perché sono super intelligenti, perché guardano una marea di robe, e l'altro è un prete, George Edward Lemaître, che è l'inventore della teoria del Big Bang. Ma voilà. Ah sì? Questo credeva alla Bibbia, leggeva la Bibbia, diceva la messa, e sta roba qua a me non interessa, non è ideologia, ai bambini gli interessa. Quando gli fai vedere sta foto, anzi, visto che sono a volte in contesti polemici, ti chiedono, un bambino lo vede un giorno interrogativo e mi fa: ma come? Cos'hai? Non ci credo. Ma come non ci credi? Non ci credi che un prete ha inventato la teoria del Bibbia? No, non ci credo. Sono dovuto andare, portargli il libro, fargli leggere, eccetera, eccetera. E ora, ci credi adesso? Sì, ho detto, aspetta un attimo, perché io sono proprio l'educatore, ma di quelli impestati. Ho detto, adesso mi fai un favore. Adesso domani vai a scuola e chiedi alla tua maestra se lei sa come è iniziato l'universo, qual è la teoria scientifica. E poi gli chiedi se sa chi l'ha inventata. Anzi, bambini, fatelo un po' tutti, poi mi raccontate com'è andata. Torno il mercoledì dopo esaltati. Perché? Perché il bambino vero ha i suoi godimenti. Vedere un adulto che non sa la risposta è uno dei suoi godimenti. Sarà conseguenza del peccato originale, no, ma è così. Si rifà un po'. Sì, e allora si rifà a dire. E quindi, ma un bambino mi viene a dire che torna e fa: io gli ho detto che era un prete. Ma la maestra mi ha detto che queste cose non bisogna parlarne a catechismo. Ah no? Ah no, certo. No, certo. Noi a catechismo dobbiamo fare tutt'altro. Scuola. Scuola. Vanno a scuola. Devi considerare che vanno a scuola. È vero che non è una lezione quella del catechismo. È un incontro, una testimonianza di fede. Siamo stra d'accordo. Però per come minimo devono avere la stima di te che hanno... Per i loro insegnanti. Se pensano che tu sei un animatore da festa di compleanno
del centro commerciale e pensano che non hai niente da insegnargli, cioè tu devi trasmettergli dei contenuti all'interno di un'esperienza di vita. E non, visto che si parla di genitori, sapete qual è la cosa, proprio partendo dalla realtà e non dalle psicoteorie, dalla realtà, cosa esalta un genitore? Che il bambino venga volentieri al catechismo, guarda un po'. Abituati a spingerli da tutte le parti, questa no, primo incontro di catechismo, la mamma che si avvicina e ti dice: finalmente è ricominciato, non vedevamo l'ora. Hai capito che con una madre così, altro che plastilina, gli dici: ascolta, adesso fai così, salta e fai quello che ti dico io. Te lo fa. Ti vengono dietro dappertutto. Allora, adesso andiamo a fare una scalata sull'Everest. Sì, certo, veniamo volentieri, eccetera, eccetera. Perché? Perché è avvenuto un miracolo. Mio figlio viene volentieri a fare qualche cosa. Ha piacere di venire a catechismo. Ma cosa fate? Li drogate? Cosa avviene in quell'incontro lì? Altro esempio, non so, questa fotografia qua, sul discorso della domanda, io ho paura che Dio non esiste, ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera. Questa qua è la Samantha Cristoforetti, italiana, con un collega russo e uno americano. Anche questa foto gli ho messo nel libro, perché al culmine della scienza attuale, questi si portano dietro, sembra il santuario di Pompei, madonne, cristi, madonne, santi, da tutte le parti, quindi questi hanno una vita spirituale, pur essendo dei grandi scienziati. Peccato che, lo dirò sempre, per capire in che mondo siamo, quando ero ancora nella baraccopoli di Facebook, e ringraziando Dio per acquisire forza, intelligenza e potenza, me ne sono tolto da 3 anni, perché non mi serve a niente e mi piace incontrare la gente veramente, chiusa parentesi, perché internet è una rappresentazione della realtà ed è quindi né buono né cattivo secondo la usi, ma tu internet lo puoi usare in modi sbagliati. E secondo me, il mio giudizio è che Facebook è un modo sbagliato di usare una tecnologia giusta. Chiusa parentesi, e me ne sono accorto per la mia stessa vita. Qua ho visto però con i miei occhi questa stessa fotografia photoshoppata sul sito online di Repubblica, dove avevano tolto le immagini sacre. Questo è il mondo in cui viviamo. Ecco perché i bambini possono chiedere: ma la nostra religione è quella vera? Insomma, quindi la realtà del bambino, il bambino reale ha queste domande, bisogna ammettere che sono domande difficili e non bisogna avere paura se sei catechista di dire: ma io non so rispondere. Bisogna avere l'umiltà che quando un bambino ti fa una domanda difficile, la prima cosa che devi dire è dire: mamma mia, ma quanto sei grande, hai la mia stessa domanda, io ce l'ho uguale. Ti fanno una domanda sulla Trinità, gli dici: ma sai che i più grandi filosofi, teologi, hanno scritto dei libri grandi così su questa domanda. Io adesso proverò un po' a risponderti perché sono un povero tapino, mi preparerò, però hai fatto una grande domanda, hai un'anima incredibile. La signora ha detto che sono, signora Carla ha detto che sono creature di Dio, ma io vi dico di più, sono battezzati. Sono corpo di Cristo, Cristo li ama. Se voi pregate prima dell'incontro e chiedete di amarli, sono suoi, gli appartengono, vi aiuterà. Se abbiamo l'umiltà di non voler saper sempre tutto. Quante volte in 20 anni di catechismo ho detto ai bambini: non so la risposta, non lo so. Anche il maestro è la cosa migliore. Vado, mi preparerò. So qualcosa, ma calma, ci penso un attimino. Hai fatto una bellissima domanda, talmente grande che guarda, accoglienza vera, dei bambini veri, vanno a scuola, l'amore per la scienza, e mi permettete, ho ancora 5 minuti, l'amore per la bellezza, ci sono delle cose che funzionano, ma non sono belle, la bellezza, io intendo la bellezza artistica. E quando dico la bellezza artistica, intendo l'artista, e l'artista è quello che sa fare una cosa che noi non sappiamo che fare, perché ha la tecnica. E la tecnica l'acquisisci col sudore, non solo con la creatività. L'arte non è creatività. La creatività è una cosa bella. Io amo molti creativi, guardo che cosa fanno, ma non necessariamente un creativo è un artista. L'artista è uno che è capace, e sai quando capisci, sai su che cosa capisci l'artista?
dal volto, perché chi non è artista fa dei volti banali, non espressivi, e questa è la prima violenza che infliggiamo ai nostri bambini, gli facciamo vedere delle immagini con gente che ha delle facce non credibili, cartonizzate. Siamo noi che permettiamo la disneyizzazione della fede, cioè di trasformare la fede in un fumetto. Abbiamo voluto che le domande, le immagini fossero evocative, e quindi per dare un senso, ad esempio, completo, un'immagine nella quale il bambino può sognare, sperare, può il profeta che vede tutta la storia, Abramo, il Roveto, Mosè, Davide e Golia, un popolo in cammino, il profeta vede una luce che non ha ancora bene, chi arriverà? È una piccola luce che tocca già Gerusalemme e le tre croci. Fai vedere questa immagine qua. I bambini proiettata. E poi parli, poi narri, racconti. Zitti. Non si può scherzare sull'immagine così. Non può essere banalizzabile. Oppure Natale. Gherardo delle Notti. Proiettato. Che è una roba. Guardate il volto della Madonna. Guardate il volto della Madonna, che bello. Cioè, ti commuove. E c'è il Natale, cioè la luce viene dalla carne del bambino, e dalla carne del bambino, da una vera carne umana, riluce la luce di Dio e illumina per prima la Madonna. Ma credete che quando lo stesso silenzio è uguale, i bambini uguali, se no hanno un'anima immortale come la nostra. Non fategli torto. Ci sono delle cose che funzionano, ma se tu gliele fai vedere, cosa gli faremo vedere? Gherardo delle Notti o A Special Night? Questo funziona. Volete farli uscire allegri e tutto? Funziona. Eppure in inglese. Sorride, Giovanni, da tutti sorride, tutti i bambini, dato finto perché non sono adulti. I bambini cantano questo, escono fuori, la cantano a manetta, le mamme arrivano e dicono: oh, che bravo catechista, gli fa pure cantare in inglese, avete vinto, volete ragazze, volete farlo, guarda, vi do il link, voi glielo fate vedere, siete delle assassine della fede dei bambini, perché dovete decidere cosa fargli vedere. Se vuoi vincere tu, gli fai vedere questo, hai già vinto. Ultima cosa, la mappa concettuale. Cioè, nel senso che questo piccolo schemino, che non ho tempo di spiegare, anzi se ci metti un minuto, la libertà dell'uomo che cerca Dio, Dio che risponde alla libertà dell'uomo. L'uomo cerca Dio in tanti modi, con l'arte, con la poesia, con la bellezza, con la religione. E quindi parlare positivamente di tutta questa ricerca umana, Dio che con la sua libertà maiuscola risponde a questo grido scegliendo un popolo minuscolo, e poi piano piano si rivela, il culmine di questa rivelazione è il figlio, che dice una cosa che è: o è Dio è matto, o è Dio è megalomane, perché Gesù o è Dio è megalomane, per le cose che dice, appunto, non è che è buono, appunto. Se è vero che Gesù è figlio di Dio, parla a un padre, poi c'è l'amore tra il padre e il figlio e il figlio ama il padre ama il figlio, lo capiscono i bambini, chiamo un bambino, gli faccio un abbraccio e dico: vedete, in questo abbraccio c'è l'amore del padre per il figlio, l'amore del figlio per il padre, e però c'è l'amore anche che non si vede ma c'è, e quindi dell'uno per l'altro, quindi questo è... Se Gesù non è matto, Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, e noi, Gesù ha parlato dell'unione con noi come unione vegetale, tra alce e vite, lo Spirito Santo ci unisce a Cristo e noi siamo inseriti nel mistero vivo di Dio. Un minuto, c'è sul libro. Tutti gli incontri, per 2 anni iniziamo con questo, gli faccio lo scheletro, poi dopo ci aggancio tutte le robe. Ma capite che alla fine del secondo anno anche il bambino difficile, anche il bambino dislessico, mai un quaderno, mai niente, mai nessuna lettura, parliamo solo, vi guardo in faccia e parliamo. Alla fine del secondo anno, quando vengono i genitori prima della comunione,
E sono lì e io faccio sempre le stesse domande, dopo 2 anni, uguali, e dico, allora, bambini, c'è solo la libertà dell'uomo? No, c'è anche la libertà di chi? Di Dio. E Dio, per farsi conoscere, che metodo ha usato? Dimmelo tu, Pasqualino. Allora, Pasqualino è il bambino che non ha mai risposto una volta in classe. È il bambino che è sempre stato bruciato da Ludovica. Ludovica è la secchiona. Una donna. Cioè, Ludovica è ancora quella che dopo, al secondo anno di catechismo, che pure le pietre sanno che cos'è. Allora, fa un Google Ludovica. Cioè, perché Ludovica la sfrutti nei primi incontri. Lei è quella che, dopo che gliel'hai spiegato così una volta, la volta dopo dire, ma c'è solo la libertà di Roma? No, c'è anche la libertà di Dio. Come avete per noi? Ho scelto un popolo. E come si chiama questo popolo? Israele. Brava, brava, Ludovica. Pasqualino, il primo incontro. Cioè, vi spiego una cosa, che il segreto della catechesi è avere la pazienza della ripetizione. Ripetizione. Guarda caso i cartoni animati, loro quando gli piacciono se li riguardano, perché godono nel conoscere il panorama, sapere quello che avverrà. Gli fai la domanda, so la risposta, è una libidine per loro pazzesca. La sicurezza. È la sicurezza. Quindi alla fine del secondo anno, quando ci sono i genitori di Pasqualino, e Pasqualino fa, e come Dio, che metodo ha usato per farsi conoscere? Pasqualino fa, poi Pasqualino ha scelto un popolo. Bravo Pasqualino. Allora i genitori, perché loro non sanno che Dio per farsi conoscere ha scelto un popolo. Avevamo un genio e non lo sapevamo. Pasqualino, scusa, ma come si chiama questo popolo? Israele. Ma si è fatto conoscere tutto di un botto, un po' per volta? No, un po' per volta. E poi alla fine chi è venuto fuori questo popolo di Israele? Gesù. Bravo Gesù. Giusto, giusto. Ma Gesù che cosa diceva? O era il figlio di Dio oppure era, quando dico, cioè megalomane, perché 2 anni che si dice megalomane, capito? Il godimento di parole nuove, che insomma, chiuso parete. I genitori li svengono, cioè proprio. E così, con la ripetizione, noi includiamo, però nel frattempo non ci siamo persi Ludovica, che se no... A proposito... Mi fa impazzire la banalità dei libri e delle illustrazioni che ci sono per bambini. I bambini devono avere nei libri di catechismo, religione, delle opere d'arte, perché sono in grado di capirle e magari al momento non sanno spiegare, ma godono. I bambini sono fatti per il bello, come diceva stamattina la mia amica Monica. Ecco. E noi dobbiamo nutrirli di quello. Sono una tragedia i libri di testo dei bambini per i disegni che hanno. Non parliamo poi di quando gli adulti fanno i disegni facendo finta di essere dei bambini. Un disastro. Le opere d'arte invece sono fatte più per loro che per noi, perché hanno il cuore semplice. Sono negli anni giusti per capire la trascendenza. No? Andiamo anche a vederle dal vivo queste opere. Andiamo anche a vederle dal vivo, siamo con dei musei. Guarda, io vengo dall'Accademia di Belle Arti, quindi quelle sfondate un po'. Io non lo capisco, come mai tu per parlargli del Natale devi portargli una schifezza disegnata con una fotocopia in bianco e nero e hai nella tua parrocchia o nella parrocchia a 20 metri un quadro meraviglioso che è del Natale. Non lo capisco, perché veramente non lo capisco, è ideologia. È ideologia, non è l'osservazione della realtà su cui io plasmo le mie idee. Ho una mia ideologia, sono bambini, e gliela infliggo. Sì.
quando dovevo parlare della messa, a me non mi piacevano le immagini perché erano troppo statiche. Mm-hmm. Cioè c'era solo l'immagine, niente, col. Allora, visto che l'illustratore era un illustratore della Pixar, mm-hmm. molto bravo a fare gli scenari, mm-hmm. ma un disastro con le facce. Delle facce di un banale, mm. allora tutte le robe le abbiamo fatte fare di spalle, quindi anche il prete qua le abbiamo messo di spalle, okay. non fammi vedere la faccia perché è meglio il corpo. Sì. Cioè la consacrazione, quello diventa veramente il corpo di Cristo, ma il Concilio Vaticano II, perché qua tutti bla 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 bla, bla il Concilio Vaticano II, ma mai che viene colta la novità del Concilio Vaticano II, il corpo diventa corpo di Cristo per rendere noi fino in fondo corpo di Cristo. E da lì quindi parte questo fuoco che ci coinvolge e noi siamo qua. Questo qua è il bambinino. Perché gli dà un senso anche veramente per quello che è di grandezza dell'Eucaristia, di quello che avviene in quel momento.